Ciao, buongiorno, come state? Ecco, siamo nel nostro post in cui insomma, andiamo a raccontarci un po' che cosa abbiamo detto, ci siamo raccontati. Intanto mi vedete anche con il mandarino, che è la mia pausa di metà mattina della frutta. Dicevamo, che cosa ci siamo detti oggi? Beh, ci siamo raccontati tante cose, a parte WhatsApp che non funzionava e abbiamo dato colpa forse a quella che era un po', diciamo così, l'eclissi di sole che insomma c'era oggi in questo martedì 25 ottobre. Ma poi a parte questo, insomma, abbiamo veramente spaziato dai viaggi dove io vi ho detto che appunto dovevo andare nella Foresta Nera e quindi così chiedevo se eravate già stati. Cambio posto dove dormire, almeno un modo per visitare altro, anche se poi la tappa la farò a comprare le palline di Natale in vetro, perché sì, è vero che ci sono da altre parti, ma lì la fabbrica delle palline di Natale in vetro, io ogni tanto me ne prendo qualcuna dove mi sveno, perché insomma il mio albero ormai è quasi tutto di palline di vetro e insomma mi piace, sono belle colorate, mi piacciono e insomma danno un tocco diverso, solo che poi quando si rompono il cuore un attimino cade. Abbiamo parlato di prossimi libri di cui andremo a parlare insieme a Claudio, legati al mistero. Potevamo, insomma, dovevamo organizzarlo per Halloween e mi spiace, ma sono stata malata, però come vedete sto un po' meglio, anche se insomma la voce è ancora un po' presa, un po' cavernicola. E poi vi ho fatto vedere che in diretta mi è arrivato anche questo libro di Papa Francesco, il nuovo libro che esce il 31 ottobre, e magari anche di questo andremo insomma a parlarne più avanti. Faremo insomma nuovamente dei redazionali legati ai libri che mi sono levati anche suggerimenti da leggere. Abbiamo parlato di cibi, abbiamo parlato di vino. Giorgio ci ha detto che insomma stava vendemmiando e il Brunello di Montalcino, che deve invecchiare 5 anni, riposare 5 anni prima di essere bevuto, quindi adesso va bevuto il vino del 2017, vi ricordo, sono legato al Brunello di Montalcino. Abbiamo, insomma, a Peter abbiamo dato dei suggerimenti su dove andare a festeggiare i suoi 20 anni di matrimonio il prossimo anno, gli hanno detto Sharm, in realtà, insomma, io dicevo di rimanere in Italia. Poi ci siamo trovati su Bruges, sulle Fiandre, su Ghent, su Anversa, insomma, quindi se poi molti di voi non ci fossero ancora andati, fatelo, perché è un bel viaggio. Non so anche quale viaggio farete voi, chi lavora, insomma, il 1° e 2 novembre, come il maestro Domenico. Chi invece magari farà una passeggiata come il nostro amico meganaturista, che in questi giorni che fa ancora caldo va ancora in giro in bicicletta sul Ticino, nel parco del Ticino, e questo insomma fa bene, ci piace poter ancora stare all'aria aperta, tant'è che insomma vi chiedevate se avevo le calze. No, non le ho perché fa ancora troppo caldo e le calze non riesco proprio fisicamente ancora a metterle. Dopodiché abbiamo... Ah, mi avete detto anche la tradizione del 2 novembre a Palermo, solo a Palermo, del fatto che i bambini ricevono dei regali importanti, un po' come per Natale, anzi per l'Epifania. Ci siamo scambiate anche qualche così curiosità sui dolci in questo periodo, nel ponte del 1° novembre. Io vi dicevo che qui da noi, insomma, si mangiano un po' le caldarroste e le castagne. E poi insomma ci sono altri dolci, abbiamo parlato addirittura del dolce della Befana, siamo già andati nell'anno nuovo in questo senso, con la focaccia della Befana, quella dolce dove all'interno c'è la fava, che chi la trova insomma deve ripagare un'altra focaccia, ma sicuramente gli porta fortuna e io non l'ho mai trovata. I nostri amici che dall'estero tornano in Italia per trovare i fratelli e sorelle in questo, diciamo così, in questo periodo di festa, e che ci racconteranno insomma anche che cosa hanno trovato meno dell'Italia. Chi mi ha detto insomma in chiusura che è un cantautore, chi ha dei progetti, quindi ho detto di iscrivermi a mhlib@libero.it per scoprire i progetti, magari vedere di collaborare. A proposito di progetti, vi ricordo, come mi dice sempre mega naturista, di ricordare, e oggi l'abbiamo fatto anche più volte, insomma, di mandarmi le vostre, non lo so, fotografie, ricette, insomma, dei luoghi dove abitate, secondo voi cosa c'è da visitare, perché mi piacerebbe raccogliere il tutto, farne un libro e di conseguenza poi il ricavato darlo in beneficenza. Quindi insomma potrebbe essere un nostro progetto insieme del martedì di voi amici di YouTube.
Sicuramente ho dimenticato qualcuno, non me ne vogliate. Saluto anche poi in ultimo che non avevo salutato anche il nostro amico Paul da Parigi. Parigi, Parigi, come Venezia, cioè rimangono nel cuore. E per il resto, insomma, fate attenzione, non fate come Gas che si è fatto male, si è tagliato il dito, fate attenzione, mangiate frutta e verdura di stagione, perché Peter ci ha così detto che faceva il fieno, poi in realtà lui non faceva nessun fieno, era una battuta. E che dire, niente, io vi aspetto martedì come sempre, però alla sera, dove insomma vi augurerò a modo mio un po' l'Halloween, quindi vedremo insieme che cosa vi regalerò, insomma vi porterò a fare ad Halloween. Spero di nel frattempo di raccontarvi qualcosa anche dalla Foresta Nera, o in seguito insomma poi farvelo vedere, e poi darci appuntamento al martedì successivo invece come sempre in diretta. Vi bacio, vi abbraccio, siete stati come sempre tantissimi, per cui grazie, grazie, grazie anche quest'oggi, perché insomma dopo 2 settimane veramente è stato piacevole rincontrarvi e chiacchierare con voi. È tutto, alla prossima, è martedì Halloween, vi aspetto, ciao!